I giornalisti ci sono, capisco più niente io. Boh, buongiorno a tutti. Ciao. Che posso per voi? Innanzitutto su questa giornata importante, sempre per beneficenza e nel ricordo di Gianluca. Ma soprattutto quest'anno, dunque sono qualche anni che vengo a domanda di piuttosto Massimo con chi ho giocato e quest'anno è importantissimo di essere presente e di essere vicino a questa associazione che fa tanto bene per la vita, per i bambini, e dunque quest'anno è importante che vengo. Dunque, e il ricordo di Gianluca è importante, e dunque siamo tutti felici di stare qua. Purtroppo ci manca Gianluca. Michel, siamo alla vigilia di una settimana dove le italiane una settimana italiana. La protagonista in Coppa. Allora, te lo aspettavi? No, vi faccio i complimenti, no? È una sorpresa per il mondo intero, ma può darsi non per voi. Ma è una bella sorpresa perché vedere quattro squadre italiane che sono differenti di chi è campione vuol dire che avete cinque squadre molto forti, è bello per il campionato. È bello, basta che la Juve vince sempre. A proposito di Juve, Presidente, che cosa pensa di questa situazione attuale? Non conosco bene la situazione, non è che conosco bene il calcio italiano, non è che vedo tante partite. Quando ero Presidente dell'UEFA seguivo molto di più il calcio, dunque oggi lo seguo molto meno. Dunque ho letto che aveva perso 15 punti, ho letto che ha ripreso 15 punti, ho letto che non è finito, leggerò quello che succederà, ma non ne so niente. Lei è sempre molto diretto nelle risposte. Inter Milan, una delle due parti leggermente favorita? Non lo so. Che vinca il migliore? Non lo so. Questo Napoli invece così forte in campionato se lo aspettava? Allora, Napoli è un'altra cosa. Napoli che vince il campionato vuol dire che è stato soprattutto il migliore di tutte le squadre. Perché le coppe sono le coppe. Il campionato è un'altra cosa. Il campionato, il campione vuol dire che ha giocato bene tutto l'anno, è stata la migliore squadra d'Italia. Dunque complimenti al Napoli. Di questa Serie A chi segue la Juventus in questi... Com'è? Seguito la Juventus comunque questo? No, seguo poco. Seguo le notizie, seguo ogni tanto, ma non vedo le partite. In questa partita come Inter Milan è più difficile la vigilia all'avvicinamento o poi giocarla? Ripete la domanda. È più difficile la vigilia all'avvicinamento alla partita o poi scendere in campo e giocarla? Per un giocatore, logicamente. Una bella domanda questa. Lasciami pensare un attimo. Lasciami pensare 10 minuti. No, quello che... No, dipende. Io ho sempre detto... Io venivo da un calcio francese dove non c'erano giornalisti. Ce n'era uno. Arriva in un mondo italiano dove si parlava soltanto di calcio tutto il giorno. Dunque, e ho detto una giorno una barzelletta, una cosa a Bruno Bernardi della stampa, ho detto guarda, io sto bene le 90 minuti che si gioca sul calcio, almeno non si parla di calcio, nessuno ti rompe le scatole. E dunque può darsi una risposta sua, penso che l'avvicinamento è molto come dire, pieno di fuoco, ma la partita è quello che conta per i giocatori. Per una situazione che vede 5 squadre italiane in semifinale nelle 3 coppe e una nazionale che invece non si qualifica per 2 anni di fila, 2 edizioni di fila ai mondiali, non le sembra un po' strano? Sì, ma niente è razionale nel calcio, perché normalmente dovrebbe essere il contrario, visto che in Italia c'è meno soldi che in altri paesi, normalmente dovrebbe essere più italiani, dunque più italiani e più giocatori di nazionale. Invece è il contrario quest'anno, ma l'anno prossimo sarà un altro anno e fra 2 anni sarà un altro anno, perché io mi ricordo quante volte voi giornalisti dicevate che non andiamo più bene nelle Coppe d'Europa fino a quest'anno. È vero, dunque si cambia tutto, non dobbiamo mai giudicare niente, il calcio è la never ending story, la storia è infinita, dunque non si sa mai. E questo mondiale allargato le piace? No. No, da tifoso che ama il calcio può darsi vedendo più partite farà piacere, ma per i giocatori è complicatissimo, stare 2 mesi quasi, no, non mi piace. Senta, tornando alla Serie A, qual è il giocatore che più l'ha tirata? Leao, Kvaratskhelia, Osimhen, Dybala, ce n'è uno in particolare? Platini. Sivori? Non ho seguito molto, non conosco molto bene le squadre. Non le conosco a livello molto. Internazionale qualche numero 10, premesso che Michel Platini rimane unico e irripetibile, qualche numero 10
che si intravede sullo scenario del nuovo calcio mondiale? Beh, sul nuovo calcio mondiale io direi che il miglior numero 10 attualmente è Lionel Messi, che gioca da numero 10, che fa le passaggi a Mbappé. Dunque lui c'è una visione, c'è un sinistro che è bellissimo, che fa giocare le altre, è bellissimo. Un po' più giovane? Un po' più giovane, guarda, non è che conosco molto bene le cose. Dopo del numero 10 penso che... Non c'è stato un grande riciclo forse di numeri 10? No, il calcio è molto cambiato. Quando si ricordate bene, tutti dopo di noi, le Zidane e Ronaldinho hanno sempre finito sulla fascia sinistra o sulla fascia destra, mai nel centrocampo. Dunque è cambiato tutto il calcio dalla nostra periodo dove voi non eravate nati. Visto che ha parlato di Messi e Mbappé, il Paris Saint-Germain è stata la delusione di questa Champions? La Champions è la Coppa è non è spiegabile, il campionato, il Parigi è stato la migliore squadra in Francia perché sta per vincere lo scudetto, come il Napoli è stato il migliore, dopo le coppe sono una partita, devi stare bene una partita, è complicato la Coppa. Cos'è il giudizio su Giroud? Ma Giroud ha fatto una carriera strepitosa, dove è passata ha fatto tanti gol, con la nazionale ha fatto tanti gol, è pesante, è intelligente, è simpatico. Dunque complimenti al Milan che ha preso Giroud. I tanti francesi che sono in Italia, sorpreso lei da questo... Che tanti francesi sono in Italia, può darsi mi voglio seguire il mio cammino, può darsi, non lo so. Il futuro di Michel Platini alla Juventus? Possibile? Non esiste, no, non penso. No. Poca chance. Perché poca chance? Nel senso che non è... Perché non si vivono due volte le stesse storie d'amore. Grazie.